Salve ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata di Non ce ne può fregare di meno, ovvero storie di altra musica. Anzitutto vi dico che è un periodo di sperimentazioni audio-video qui sul canale, infatti nel video scorso mi avete visto nel mio studio, oggi mi vedete su sfondo neutro, sto sperimentando un po' vari sfondi, varie soluzioni tecniche, ho preso una telecamera nuova della Sony che riprende in 4K meravigliosamente. Ho preso un lavalier per evitare i soliti rimbomboni d'ambiente e quindi speriamo che il tutto funzioni nel migliore dei modi. Entriamo nel vivo della situazione però adesso. Oggi vi voglio parlare di nuovo, come la settimana scorsa, di musica italo disco. Avrete capito ormai che è uno dei miei guilty pleasures, come si suol dire, una delle mie passioni nascoste, perché anche se vengo dal rock, dal blues, comunque una sana dose di pop sintetico made in Disco Magic, Baby Records o queste altre etichette qua, ascoltarla ogni tanto male non fa, perché c'era comunque della roba decente, non dico capolavori che possano riscrivere la storia della musica in toto, ma roba comunque apprezzabile. E oggi vi parlerò di quello che a suo tempo veniva chiamato il disco della tosse, ovvero il brano Disco Band degli Scotch. Gli Scotch erano un progetto formato dal frontman Vince Lancini e il tastierista Fabio Margutti. Si sono imposti sul mercato con appunto questa canzone Disco Band, a cui è seguito poi un altro po' di singoli, il più famoso dei quali sicuramente è Mirage, che è quella che conosciamo tutti, che faceva stasera la luna ci porterà fortuna, la luna, e che noi cantavamo stasera la pula ci porterà in questura. L'abbiamo fatto almeno una volta nella vita. Il nome Scotch viene dal fatto che il frontman Vince registrava i suoi demo su delle musicassette vergini a marchio Scotch, appunto, e siccome sulla costa della cassetta c'era appunto a tutta pagina questo nome, allora decise di chiamare così il gruppo. Perché Disco Band è nota come la canzone della tosse? Perché ha una singolare introduzione affidata ad un colpo di tosse suonato a tempo insieme a una drum machine. La storia di come questa tosse sia finita nel disco è stata raccontata dallo stesso Lancini in più occasioni in questa maniera. Fabio aveva portato un primissimo campionatore all'Emulator 1 che registrava pochi secondi. Io ho tossito e lui ha registrato mentre tossivo e per scherzo continuava a fare schiacciando il tasto corrispondente alla tosse e a tempo con quello che era il brano si divertiva a mettere, per prendermi in giro, questa cosa, no? Ma in realtà io ho scoperto che non è così che andarono le cose. Infatti, per dimostrarvi questa verità, anzitutto vorrei ringraziare il mio amico Emiliano, alias Lestatvalo666, andate a vedere il suo canale su YouTube, è un appassionato di vecchia televisione e pubblicità come me, e da lui ho ricevuto questo filmato che è estratto da una puntata di Big Bang, un programma che era un po' la risposta di Canale 5 a Quark a metà anni 80. Il filmato è stato trasmesso nel 1986, appunto su Canale 5, e parlava dei nuovi tipi di strumenti elettronici disponibili sul mercato. E a un certo punto, ta-ta-tan, entra in scena il nostro vecchio amico della scorsa puntata, l'Emulator, proprio lui. Guardate però questo filmato, noterete un suono familiare. È possibile registrare anche la voce umana. Il suono può essere memorizzato e richiamato con un singolo tasto. È
Ecco, avrete notato anche un'altra cosa, che il filmato bleffa palesemente, perché quando il signore che si vede suonare questi strumenti emette i suoni nel microfono, la sua altra mano non è inquadrata, è in un primissimo piano che vuole nascondere il fatto che in realtà già sta suonando dei campionamenti presenti sulla tastiera dell'emulator. E infatti qui scatta un altro indizio. Sono andato in giro su internet a cercare se si trovasse tutta la libreria di campionamenti che venivano forniti di fabbrica con l'emulator. E li ho trovati tutti i floppy disk con due suoni per floppy disk, ricordiamoci, campionamenti molto corti e memoria molto limitata. E guarda caso, uno dei vari campionamenti è proprio questo. Vi metterò in sovraimpressione il nome esatto del file, così potrete rendervi conto, ma riascoltiamolo. Ok, adesso pitchiamolo un po' in giù e abbiamo esattamente il colpo di tosse degli Scotch. Quindi non è stato nessuno di loro a emetterlo e a campionarlo. Quel colpo di tosse era stato già costruito a tavolino un paio d'anni prima della canzone. La canzone è del 1984, l'emulator uscì nell'81, quindi insomma diversi anni prima fu creato come suono di library, come suono stock, un po' come diciamo i loop di un garage band, dei programmi Apple, insomma, per registrare di oggi. Quindi anche lì senza un vero copyright, ed è stato proprio preso di pacco per creare l'introduzione di Disco Band. Quindi, carte in tavola, signor Lancini, abbiamo scoperto il bluff. Però è stato un bel bluff, perché ha dato vita a una delle canzoni più ballate dell'estate 1984 e ha dato vita a un vero e proprio tormentone che ancora oggi viene ricordato con molto piacere. Bene, questo ci porta al termine di questa nuova puntata. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdervi nessuna delle mie novità e vi rimando al prossimo appuntamento su questo canale e ci saranno altre novità in corso, ma non voglio spoilerare nulla. Quindi un salutone a tutti, un abbraccione e mi raccomando, non urlate nei gomitoli.